Gentili telespettatori, buongiorno da Franco Pitaniello dallo Stadio Canada di Cervinara. Ci troviamo qui per assistere all'incontro di calcio valevole per la 13ª giornata del campionato di eccellenza Girone B. Ad affrontarsi saranno l'Audax Cervinara e l'Alfa Terna. Passiamo subito a darvi le formazioni delle due squadre. Iniziamo dall'Alfa Terna, che si schiera con Benevento, D'Alessio Pappalardo, Rocco, Granato, Petillo, Di Sanza, Manzo, Di Giacomo, Sanni Piego, Rizzo. Con mister Biagio Pepe in banchina ci sono Caso, De Rosa, Imperato, Napoletano, Veneziano, Oliva, Della Femmina, Petrosino, Somma. Risponde l'Audax Cervinara con Amoroso, Iaquinto Dracone, Francesco Senatore, Taddeo Casale Vincenzo, Di Rocco, Avallone, Farricello, Ciuff, Meo. In panchina con mister Ciccio Messina ci sono Marco Senatore, Moretta, Moretti, Salsano, Maiorino, Casale Giuseppe, De Lucia, Casale Luca, Caro Tenuto. Arbitra la gara il signor Cetrangolo di Fattomaggiore, coadiuvato dal signor Vano di Napoli e Vitiello di Torre Annunziata. Dicendo le formazioni, si può subito vedere il recupero, anche se solo in panchina, di Pasquale Caratenuto, mentre un augurio di pronta ripresa va al giocatore del Cervinara D'Amora, che dovrà star fermo ai box per un mese. Giornata partita in questo preciso istante. Schema, batte Ciuff, palla sul primo palo, messa fuori proprio Francesco Senatore, in aria va il tiro, ribattuto. Fallo laterale, ancora Cervinara, palla al centro, esce Benevento di piedi, Senatore lascia sul posto il giocatore, poi mette al centro, non c'è fallo di mano, rinvia la difesa dell'Alfa Terna, ancora Casale, fa scorrere la palla fuori dal rettangolo di gioco, batte Dragone, palla lunga, Taddeo di testa, rete! E che gol per Senatore! Vede il portiere fuori dai pali, lo beffa con un pallonetto, signori, da veterano, e che grete, veramente da un capolavoro del giovanissimo Francesco Senatore, un gol da cineteca, era il giocatore che più di tutti stava impressionando, lo ha mostrato siglando il vantaggio per Cervinara, Cervinara 1, Alfa Terna 0. Parte l'Alfa Terna, il Cervinara, palla che sibila sul palo alla destra di Benevento e finisce sul fondo, il braccio per uno schema, palla sul secondo palo, salta Taddeo, se ne va Senatore, ora è lui, ora è Senatore, Senatore, rete, segna ancora Francesco Senatore, 2-0 Cervinara al 30° della prima fazione di gioco. Doppietta personale per Francesco Senatore. Sono 39, 4 secondi di questa prima fazione di gioco, 2-0 il risultato. Iaquinto alla battuta, cerca Vallone, lo trova, ha problema di girarsi. Scodella al centro, Farricello, va al tiro, rete! E sono 3! Mette il suo timbro anche il bomber del Cervinara, Farricello! Farricello, ottima la palla, ancora Farricello, Avallone, rete, fuori gioco. C'è il primo tempo, nel frattempo con il risultato di 3-0 per il Cervinara, doppietta di Francesco Senatore, gol di Farricello, si va negli spogliatoi, a risentirci alla ripresa delle ostilità. Con premi, partiti in questo preciso istante, ancora Farricello, entra in area. Va alla conclusione, ribattuto, si incunea Vallone, Dragone entra in aria, va al tiro, parata, e ancora sbaglia questa volta di destra, batte, palla che si infrange sulla barriera, parte, parte Di Rocco, Di Rocco, Di Rocco, Di Rocco per Farricello, non si intendono i due, mette al centro, palla che attraversa tutta l'area, va al tiro Dragone, questa volta un bel tiro, di nuovo al centro e di petto, sbaglia, va al tiro, da dimenticare il numero 4, Ruocco, va al tiro, proprio Senatore, chiede troppo in questa circostanza ai suoi piedi, palla che finisce sul fondo, tempo sulla corsia di destra,
Ela, che gol! Questa volta non trova il Cervinara, proprio con Davide Parricello. Recupero. Nel frattempo abbandona la panchina Miss Pasquale Caratenuto. Già è una grande cosa averlo avuto in panchina oggi, segno che l'infortunio è alle spalle e si cerca solo la condizione migliore. Espulsione per Iaquinto. Corsia di destra, ancora pallone, palla al centro. Sbaglia! Anche perché la gara è bella andata. Prima parata del portiere Amoroso, che giocatore del Cervinara Moretta va, si allarga troppo, ma tenta lo stesso il tiro. Chiama la parata Benevento. Fariciello, Fariciello, Fariciello. Non segna, non trova il quarto gol per il Cervinara. Tempo regolamentare. Di Ruocco, l'uno contro uno. Ancora Di Ruocco, va sul fondo, scodella al centro. Finisce così con altro gol non siglato dal Cervinara. Vado a ribadire il risultato. Cervinara batte Alfa Terna 3-0. Tutto maturato nel primo tempo. Al sedicesimo Francesco Senatore. Al trentesimo, sempre primo tempo, Francesco Senatore. Al quarantesimo, prima fazione di gioco, Farricello. Cervinara batte l'Alfa Terna per 3-0.